Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. In apertura del telegiornale, la cronaca. Si è rotto due gambe, ha riportato ferite gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è precipitato per 10 metri ieri sera in un parcheggio multipiano di Saronno, in particolare nel servizio con le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Una giovane è precipitato ieri sera per 10 metri al parcheggio multipiano di Via Pola a Saronno. È caduto dal piano meno 1 al piano meno 4. Si è rotto entrambe le gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como. Si tratta di una 23enne di nazionalità marocchina. Sul posto i vigili del fuoco di Saronno, le squadre SAF di Varese, carabinieri, polizia locale e personale sanitario del 118. È intervenuto anche il sindaco Augusto Airoldi. Le cause della caduta? Il giovane prima di precipitare avrebbe scavalcato un muro alto 2 metri. Inizialmente sembrava che potesse essere in fuga da qualcuno, poi l'ipotesi è andata perdendo credito. Pare invece che il giovane abbia perso l'equilibrio dopo essersi sporto per recuperare un sacchetto con all'interno effetti personali, ma per ora non ci sono versioni confermate. Due incidenti in poche ore, due motociclisti in gravi condizioni. Gli schianti sono accaduti tra ieri sera e le prime ore di oggi, rispettivamente a Lesa e a Novara. Nel primo caso, un uomo di 59 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Manero. È in prognosi riservata, così come il centauro rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto la notte scorsa nel capoluogo novarese. Si tratta in questo caso di un ragazzo di 19 anni ed è ricoverato all'ospedale maggiore di Novara. Restiamo in argomento con le strade pericolose, ma trasferiamoci a Varese, più precisamente nel rione di Bobbiate. Qui i residenti segnalano come un tratto di un senso unico in uscita da Piazza Bossi venga ignorato con conseguenti rischi per l'incolumità delle persone e chiedono se le telecamere in zona siano in funzione. L'intervista è della collega Barbara Zanetti. Che cosa sta succedendo in questa piazza? Allora, sta succedendo che purtroppo diverse auto, anziché fare il giro regolare, entrano in piazza, esattamente in questo punto, da via D'Averio verso Piazza Bossi, in controcorrente. La cosa è molto pericolosa perché spesso anche i bambini da scuola, da soli, possono venire direttamente, recarsi all'oratorio per il catechismo, per giocare. Quindi regolarmente loro su marciapiede attraversano queste strisce e se un'auto entra in contromano, non dobbiamo aspettare che ne investano. A me è successo poco tempo fa di rischiare di essere investita perché una persona è entrata anche a velocità sostenuta contromano. Bagno di folla oggi a Busto Arsizio per il premier albanese Edi Rama. Per noi c'era Veronica De Rio. Troppo piccolo il palazzetto e Work Arena, era necessario uno stadio per accogliere gli albanesi italiani, quelli della diaspora, perché gli organizzatori ipotizzavano che sarebbero stati sufficienti i 5.000 posti, ma erano almeno gli 8.000 gli albanesi che si sono presentati questa mattina, 26 maggio, a Busto Arsizio per ascoltare e incontrare il premier albanese Edi Rama. Hanno rischiato di far saltare i cancelli che hanno tremato parecchie volte. Alcuni uomini erano già pronti a scavalcare. Lunghissima la mattina in attesa del discorso. Ultimo il suo intervento, iniziato 10 minuti prima delle 13. E per gli italiani era davvero complicato capire, se non per qualche parola. Esalta le relazioni tra Italia e Albania, il Premier, ma per i politici italiani usa diversi registri. E non dimentica Umberto Bossi, che con la sua canottiera sembrava uscito da un film comico e che ha contribuito a diffondere il pregiudizio. È stato un albanese, ogni volta che accadeva qualcosa di brutto, ma poi venne a Tirana, nell'Albania corrotta di Berisha, per comprare un diploma a suo figlio. Il riferimento è la laurea di Renzo, il Trota, mentre per Meloni ha usato parole di elogio, amica fortissima dell'Albania. Emergenza alloggi nel Varesotto. Una rappresentanza della SICET dei Laghi ha fatto visita alla Prealpina, segnalando le problematiche esistenti in provincia. L'intervista è di Barbara Zanetti. Cosa sta succedendo sul fronte alloggi in provincia di Varese? Sta succedendo che ci sono una quantità di domande comunque importante, siamo sulle 1.500 domande per la provincia,
su un'assegnazione che si aggira intorno al 17-18%. Quindi è un dato comunque preoccupante. SICET chiede di avere un piano per il ripristino degli alloggi attualmente sfitti per carenza manutentiva piuttosto che altre carenze, e quindi si chiede alla provincia, alla regione di intervenire con dei piani per il recupero di questi alloggi. Giornata dedicata interamente al sentitissimo Palio oggi a Legnano. Prima la messa solenne sul Carroccio con il tradizionale volo delle colombe, poi la riproduzione della battaglia contro il Barbarossa dedicata ai bambini. Il tutto con la grande tensione in vista della conquista del Crocione. Sempre di grande valore la sfilata storica delle otto contrade con gli abiti ricamati a mano e le scene di vita medievale. Applausi per i figuranti dalla folla assiepata nelle vie del centro città. Grande emozione per gli onori al Carroccio al campo, prima dell'estrazione delle batterie e il via alla gara. In serata si saprà chi avrà conquistato la vittoria. Ed eccoci ora alla politica e alle prossime elezioni europee. Oggi ascoltiamo il pensiero di Gianfranco Librandi, candidato per la lista Stati Uniti d'Europa. Che cosa ne pensa del premierato? Sono d'accordo, ma che siano rispettate le prerogative del Presidente della Repubblica. Parliamo di autonomia differenziata. Non sono d'accordo. Favorevole o contrario all'energia nucleare? Beh, io sono un tecnico, no? Quindi conosco bene come è fatta una centrale nucleare, conosco la situazione dell'energia, quindi non sarei favorevole perché ci vuole troppo tempo a fare una centrale, ci vuole troppo tempo a smaltire le scorie, ci vuole troppo tempo a fare tutto, quindi sono più favorevole all'installazione dei pannelli solari, diciamo, all'energia creata con sistemi moderni, accelerare su altri sistemi con l'idrogeno per creare energia, e quindi direi che la centrale nucleare la lasciamo dov'è perché c'è troppe problematiche di contaminazione, anche se quelle nuove sono più sicure. Letteratura, premio Ceresio in giallo. Nel tardo pomeriggio il nome del vincitore. Scopriamo com'è andata nel servizio di Adriana Morlacchi. È François Morlupi, autore del romanzo Con formule mortali, edito da Salani, il vincitore del concorso Ceresio in giallo. La premiazione è avvenuta nel Salone Estense del Comune di Varese intorno alle 17:15. Informatico che vive a Roma, città che ama e di cui racconta i difetti, François Morlupi ha tre passioni: il calcio, i film coreani e naturalmente la letteratura, quella noir che parla della mente delle persone. I suoi romanzi infatti sono molto introspettivi. E ora, come sempre, uno sguardo alla prealpina di domani in edicola e in edizione digitale. A svelarci alcuni dei temi principali è il collega Angelo Perna, a cui passo la parola. Grazie Paolo. Tanti temi interessanti sulla prealpina domani in edicola in edizione digitale. Avremo tutto sul Palio di Legnano, 10 pagine di cronaca, commenti, retroscena e foto dell'evento. Poi spazio al caso di Gazzada con la risposta del sindaco dopo le accuse di peculato. Torneremo anche sulla tragedia di Paolo Dal Pozzo, il pilota di Cardano al Campo morto ieri all'aeroporto dei Parchi dell'Aquila. Tanto spazio anche allo sport, come ogni lunedì, in primo piano nel calcio il progetto della Varesina di potenziare lo stadio per un prossimo auspicabile salto nel professionismo e i problemi societari del Legnano, che è a rischio iscrizione per la prossima stagione. Grazie Angelo, il telegiornale si conclude qui. Buona serata e buon inizio di settimana.